Tumble Guys, ma ogni minuto che giocherò nella mappa mi dovrò togliere un vestito. E vi dico già che sarà una cosa veramente imbarazzante, perché può essere che alla fine del video dovrò giocare senza vestiti. Quindi pensate se dovesse entrare mia madre in stanza e mi vede completamente nudo, cosa potrebbe pensare. Io vi giuro che non lo volevo fare questo video, ma mi sono sentito costretto di fare questa cavolata. Ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo sperare che tutti gli altri si vadano a morire, perché sennò, raga, mi devo togliere un vestito e dovrò giocare a Tumble Guys totalmente nudo. Io non ho assolutamente voglia e ce l'ho fatta. Oh no, raga, Block Dash. Questa durerà sicuramente più di un minuto, quindi vuol dire che mi devo già togliere una maglietta, un pantalone. Io vi dico che mi sono imbottito di roba. Qui c'ho letteralmente tre magliette, ho due pantaloni e due paia di calze. Due perché ho due piedi, ovviamente. Però noi dobbiamo cercare di ammazzare tutti questi bot. Dai, raga, vi sbrigatevi che mancano solo 30 secondi. Dai, questo clown deve morire, per favore. Oh mio Dio, raga, io non ci posso credere. Non voglio pensare a come sarò alla fine del video. Quindi guardate il video fino alla fine, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi, perché queste cavolate fa solo Contins. Pacchiamo tutti i blocchi, nel frattempo è già passato un minuto, quindi mi devo togliere la felpa. Anzi, meglio, perché sto morendo un po' di caldo. E facciamo una cosa ancora più divertente, lo devo fare mentre gioco a Tumble Guys. Quindi sbrighiamoci, vai vai Conti. Mi sono qualificato mentre mi sono tolto la felpa, perfetto. Già così sto meglio perché non sento il caldo e almeno ho due magliette, sto abbastanza bene. Mi devo qualificare in tempo. È capitata Supersled, che è una delle mappe più lunghe di tutto Tumble Guys, ma vi sembra normale come cosa? E già sono passati 30 secondi. Io cos'è che devo fare con questo gioco? Ogni volta che faccio una challenge dico: ah dai, facciamo un video molto divertente. Niente, il gioco mi impedisce di fare le cose belle. Faccio solo le penitenze, non riesco mai a vincere nessuna challenge. Andiamoci a qualificare, tanto ormai sono sicuro che è già passato il minuto, cioè palese. Ah, vai, oddio, let's go signori. Vi dico che sto per fare una cosa illegale, mi toglierò i pantaloni. Farò una cosa veramente terribile e sto morendo di freddo. Devo essere sincero, ragazzi, sono totalmente nudo. Manco a dire che questa challenge la dovevo fare di estate, quindi fa caldo, il mare e le ragazze. No, lo devo fare d'inverno, che fa meno 90 gradi. Però almeno ho le mutande, l'importante è quello. Comunque mi devo sbrigare perché il prossimo indumento è la maglietta e poi mi rimane solo quella a maniche corte e sarò letteralmente nudo. Dai, corri Conti, sì, che sono già passati 40 secondi, io non ci posso credere. Ovviamente devo prendere la palla in faccia, quindi non mi riesco a qualificare. No, forse mi riesco a qualificare, ma il minuto, niente, manco quello. Ma manco quello, no, togliamoci sta maglietta, non mi interessa, facciamo gli uomini. Sto morendo di freddo. Allora, non dobbiamo demordere, perché ok che sto giocando in una posizione un po' scomoda, però ci dobbiamo concentrare, perché ci dobbiamo ricordare che noi siamo Ercontines, noi non possiamo assolutamente perdere queste challenge. E facciamo una cosa, ogni volta che andrò a perdere su Tumble Guys, invece che un indumento, me ne andrò a togliere due, così la sfida è molto più piccante, è molto più bella. Quindi diciamo che l'importante è riuscire a vincere tutte le partite. Se mi conoscete bene sapete che io non è che sono troppo forte, cioè no, in realtà sono bravissimo, però ogni tanto faccio delle cavolate e quindi perdo. Il problema è che il tempo sta scorrendo veramente troppo velocemente e mancano 30 secondi e già mi devo togliere un'altra cosa. Probabilmente questa volta mi toglierò i calzini, perché sennò muoio di freddo, non posso togliermi la maglietta subito. Quello magari lo facciamo alla fine del video, è proprio per questo che dovete guardarlo dall'inizio alla fine. Ok, ultima mappa, Block Dash, ci dobbiamo ricordare che devo per forza vincere la partita, perché sennò se la dovessi perdere devo togliermi due indumenti e io non ho assolutamente voglia di rimanere nudo per giocare a Tumble Guys, perché letteralmente io sto giocando a un gioco e ogni volta che perdo mi tolgo un indumento. Diciamo che non è una cosa proprio normale da fare. Però ricordatevi che io sono Contins, quindi questo qua si becca un bel pugno se viene qua. Vieni qua fratello, dovete andare addosso. Oh mio Dio, stavo rischiando veramente tantissimo. Vieni qua, io ho tirato il pugno di fuoco. Ovviamente il minuto è già passato da 40 minuti, quindi in teoria dovrei togliermi 90 indumenti. Però facciamo che mi tolgo un calzino per stavolta. Però devo vincere per forza la partita. No, questo qua, attenzione, no 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 no. Oh mio Dio, che fortuna signore, non so neanche io come ho fatto. E questo ragazzetto perde, quindi Contins si aggiudica la vittoria. Però che cosa è che non devo neanche esultare che mi devo togliere il calzino. Vabbè raga, dato che sono un uomo mi sono tolti tutti e due i calzini. Adesso sono a piedi scalzi, senza pantaloni e senza felpa. Adesso sto morendo veramente di freddo. E poi raga, da quello che ho capito è appena uscita una nuova skin di Tumble Guys, che è quella tipo nuda. Io purtroppo non c'ho soldi, se no la sciopperei veramente molto volentieri. Anzi, se volete regalatemela voi, perché sinceramente vi ricordo, perché ve lo sto dicendo in ogni video, io ho 1,50 euro nel portafoglio, non vorrei sprecare l'unico euro che ho. Comunque non so come, ma forse riesco a qualificarmi entro un minuto. Vai vai vai, corri Conti, non avere paura. E let's go, sono salvo. Ringraziamo al cielo, ringraziamo le giraffe che volano nei campi travestite da ippopotami. Beh, certo che a sparare stronzi sono il migliore, eh. Vola 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 la pebaia. Ok, sono partito veramente carichissimo, ho superato tutti perché il signor Continesse è il più forte di tutti. Qua mancano esattamente 45 secondi e quindi in teoria dovrei riuscire a qualificarmi. Basta che utilizzo tutte le mie hack,
tutti i miei trick veramente potenti. Oh, raga, non so come sto facendo, ma sto diventando veramente troppo forte su questo gioco. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con hashtag ErmigliorContinesse. Non è proprio italiano, ma voi fatelo. E mi sono qualificato in pochissimo tempo. Ormai questa challenge per me è veramente troppo semplice, ma devo concentrarmi, perché se perdo devo diventare tutto nudo. Tutto nudo, pure i capelli mi devo tagliare. È ricapitata Super Slide. E se non ricordo male, il record mondiale in questa mappa è più di un minuto. Cioè in questa mappa è impossibile da fare in meno di un minuto, se non sbaglio. Potrei sbagliarmi, però comunque andiamo avanti. Noi dobbiamo battere tutti i record mondiali. Facciamo così, dobbiamo cercare di fare questa mappa in meno di un minuto. Quindi avviamo subito il cronometro e vediamo in quanti minuti, in quanti secondi riuscirò a completare questa mappa. Secondo me tipo in 10 minuti riuscirò a farlo. Però i trick mi stanno venendo veramente molto molto bene, quindi saltiamo qua e andiamo dritti. Schiviamo tutti quanti gli ostacoli, questi qua blu. Ci sta uno che mi sta dietro, ovviamente Contis doveva perdere e sono caduto nell'acqua. E ovviamente il gioco talmente mi vuole bene che mi ha fatto ripartire dall'inizio, non dal punto dove sono morto. Cioè, vi rendete conto della gravità della cosa? Ovviamente il minuto è già passato da 2 ore e mi devo togliere la maglietta. Io ho anche perso la partita. Questo sapete cosa vuol dire? Che mi devo togliere 2 indumenti. Il problema è che me ne rimangono 2. Io devo essere sincero, non ho proprio il coraggio di togliermi la maglietta, anche perché sto morendo di freddo. Quindi non lo andrò a fare di botto. Mi toglierò prima un pezzo, cioè nel senso lascio solo un braccio scoperto e l'altro no. Oh mio Dio, ragazzi, sto morendo di freddo e devo cercare di vincere la partita in questo modo. Non so se mi vedete, ho una spalla scoperta e l'altra no. Ma perché faccio queste challenge? Cioè, se adesso dovesse entrare mia madre, cosa pensa del figlio? Questo qua c'ha dei problemi seri. Ma non avrebbe tutti i torti. Comunque, signori, ci andiamo a qualificare e questa volta ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta e io sono praticamente nudo. Dai, diciamo che mi sto ambientando a stare così, perché sento dalla parte destra tutto congelato e dall'altra sto leggermente meglio. Ma il problema è solo uno, che devo iniziarmi a togliere anche l'altra parte di maglietta. Il problema è che non so come giocare su questo gioco. Vai avanti, Contis. Io intanto mi devo spogliare. Oh mio Dio, non so come togliermi la maglietta. Aspettate, devo andare dritto. Peccato che non ho la corsa automatica. Mi tolgo così. Togliamoci la maglietta. Oh mio Dio, corri. Vai dritto, Contis. Mi devo rimettere le cuffie. Vabbè, fa niente delle cuffie, sti cavoli. Lasciamole così. Mi devo sbrigare perché il tempo sta scorrendo. Io sto morendo veramente di freddo. Ma vai che mi devo qualificare. E let's go. Ma cosa dico let's go? Che sto nudo. Sono letteralmente nudo. Sto freddo, c'ho freddo. In questo momento mi sto sentendo Superman, perché Superman aveva una maglietta in testa. Non so se ve la ricordate. Comunque secondo me così mi riesco a concentrare molto di più, perché ovviamente avendo una maglietta in testa, non so se lo sapevate, ma aumenta l'intelligenza avere una maglietta in testa. Bella cavolata che vi sta dicendo Contis. Però in questo momento devo tirare un pugno a questo qua. Vai giù. C'è anche questo scheletrino che mi dà molto fastidio. Vieni qua, fratello, perché o cadi tu o cado io. E quindi è meglio che cadi tu. Vieni qua. Ovviamente l'ho schivato, perché cioè, mi sembra anche ovvio. Sto cinghiale, non ho capito perché è ancora in vita. Non ho capito perché è ancora in vita. A parte che assomiglia un sacco a Poe, e questa cosa non va assolutamente bene. Cadi pure te, fratello. Che c'ho troppo freddo. C'ho letteralmente troppo freddo. Ogni volta che vedo l'acqua penso al ghiaccio. Ho perso la partita. Perché questa maglietta in testa non mi aiuta. Non mi aiuta. Prima di andare a fare l'ultima partita, per sapere se devo togliermi le mutande o no, speriamo di no, facciamoci un giro di ruota, perché magari riusciamo a trovare qualcosa di molto molto interessante. Ovviamente mi trovo sempre il gettone stumble, cioè palese, mi trovo sempre ste cavolate. Io non ci posso credere. Vabbè, facciamo un altro giro, dai. Tanto, tanto così per spendere soldi. Vabbè, anche se è gratis, però vabbè, comunque let's go. Raga, sono entrato su Stumble, guys. Guardate questa skin, è letteralmente nuda come me. Aspetta, però lui c'ha il cappello, quindi sono più nudo io di lui. E ho vinto la challenge. A parte le cavolate, mi devo sbrigare. Non so neanche se riesco a qualificarmi. Questo Gavi si deve veramente vergognare. Mi ha fatto cadere. No, raga, se non mi qualifico sapete che succede. No, no, ti prego, mamma. Ti prego, no, no. No, ma io ho pure una dignità. Cioè, in realtà la mia dignità se n'è andata via quando ho fatto questa challenge. Però va bene. Comunque, ragazzi, questo video finisce qua. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Lo so che non ho rispettato proprio la challenge, però capitemi, cioè sono letteralmente nudo. Mi manca solo il... Vabbè, avete capito, insomma. Per nuove challenge del genere dovete lasciare almeno, e dico almeno, 400 like. Ciao, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, regà.